Castelfidardo e Notaresco riescono finalmente a disputare il recupero della nona giornata rinviato per ben tre volte, il 14 novembre, il 6 e il 19 gennaio. Al Galileo Mancini la spuntano gli abruzzesi grazie ad una rete ad inizio ripresa di Maio che consente ai rossoblù di conquistare il secondo successo consecutivo e consolidare il quarto posto in classifica. Terzo stop invece per i biancoverdi di mister Manoni che hanno trovato parecchie difficoltà a creare vere azioni da gol. Mister Epifani si affida a Maio al centro dell'attacco, supportato ai lati da Esposito e Valenti. Braconi e Perkovic sono invece gli avanti per il Castelfidardo con Bracciatelli immediatamente dietro. Parte forte il Notaresco che va subito alla conclusione al terzo con Bruno che però indirizza centralmente il pallone e per Gemalia non ci sono problemi. Il Castelfidardo cerca di far gioco ma si espone a pericolosi contropiede. Come al settimo quando la palla perviene a Valenti che converge verso il centro, cerca il tiro a giro ma coglie solo il palo esterno. Al dodicesimo è ancora il numero 10 che si beve mezza difesa a fide ardenze e conclude, nessun problema per il portiere di casa. Al diciannovesimo si fa vedere sempre Valenti ma non è fortunato sfiorando solo il palo. Il Castelfidardo è guardingo e cerca di chiudere tutti gli spazi ma fa una grossa fatica ad avvicinarsi dai reparti di Sciba. Ad inizio ripresa arriva il gol che decide il match. Corre il secondo minuto quando dopo una bella azione di Valenti il pallone perviene a Maio che mira il palo lungo e centra la porta con Gemalia che nulla può. Il Castello accusa il colpo e fatica a reagire. Al quarto d'ora una punizione calciata da Esposito trova la testa di Blando che però conclude centralmente. Trascorrono due minuti e le cose si complicano ulteriormente per i padroni di casa, in quanto rimangono in 10 per il rosso diretto sventolato in faccia a Marcelli, reo di aver protestato troppo veementemente nei confronti dell'arbitro per la mancata concessione di un fallo. Il Notaresco macina gioco e va vicino al raddoppio al 19° con Pesce, la cui conclusione muore vicinissimo al palo. Alla mezz'ora è Valenti a mancare di poco il bersaglio grosso, dopo un errore in uscita di Gemalia. Nonostante l'uomo in meno, il Castelfidardo cerca di buttare il cuore oltre l'ostacolo e al 42° si fa vedere con una punizione dal limite di Palladini, che però termina lontano dai pali. Prima del triplice fischio è il neo entrato Scimia a cestinare l'occasione del 2-0. Mare. Che dobbiamo fare un bagno di umiltà e se non mettiamo le armi che abbiamo messo nella prima parte del campionato sarà molto dura, quindi da ricriminare su questo perché abbiamo commesso secondo me delle ingenuità, delle disattenzioni da squadra presuntuosa che non dobbiamo essere. Con questo non è che attacco nessuno, fin da me, dal primo, sono il responsabile e quindi dobbiamo fare un bagno di umiltà, ma grande, per poter risollevare la testa. Abbiamo fatto una grande gara, con al cospetto di una squadra che in casa, anche fuori casa, è una squadra molto pericolosa da incontrare. E siamo di qua, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ci siamo adattati al campo e abbiamo vinto, secondo me questa è una grande gara, una grande vittoria. Oggi ho fatto i complimenti ai ragazzi perché era un crocevia per noi molto importante, l'abbiamo vinta, adesso pensiamo alla prossima. Dobbiamo pensare, dopo il finale che abbiamo avuto l'anno scorso, avendo avuto problemi con il Covid, abbiamo finito non benissimo. Durante le feste abbiamo lavorato tantissimo, adesso abbiamo fatto due vittorie, siamo contenti. Dobbiamo pensare con grandissima umiltà a vincere ogni partita. Poi magari non ce la facciamo, però dobbiamo cercare di fare il massimo, cercando di fare i più punti possibile e vedere alla fine dove ci troviamo.